E poi questa domanda, ma tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? E lei con questo sorriso splendido mi ha detto di sì. Era la sera del 4 di Scusa, tu in agosto. quel momento, quando ti raccontavo questa storia, ovviamente Io sei sono rimasta rimasta molto sorpresa, ecco, un po' male, male, insomma. male. Ho detto veramente, cioè, ho detto dormi, buonanotte e via. Si è addormentata, io sono andata da mio marito e gli ho raccontato subito questa storia perché mi aveva turbata. Era il 4 di agosto. La mattina del 5 di agosto noi andiamo sulla spiaggia, lei fa una sua birichinata, io l'ho ripresa e mi dice: la mamma Morena non mi sgrida, in vita sua in 3 anni, 7 mesi e 5 giorni non mi aveva mai parlato di un'altra mamma. Nel giro di pochissimo è venuto fuori questo nome. Verso le 2:30 del pomeriggio eravamo sul Lido al mare. Lei poggia i piedi su una pedanina di quei giochini che si trovano sul mare, la motociclettina poggia i piedi e viene investita da una scarica elettrica. E Mamma qui mia. finisce il suo percorso terreno. Ovviamente non sto a raccontare adesso qui quello che abbiamo vissuto in quei Possiamo momenti. immaginare. Eravamo in Calabria al mare, noi siamo umbri e quindi stavamo tornando dalla Calabria verso Gubbio e quando ad un certo punto eravamo dietro il carro funebre, mio marito mi fa: Anna, ma quei capelli blu non è che Sara stesse parlando della Madonna? Premetto una cosa, io in quel momento della mia vita non ero assolutamente una che aveva ricevuto la luce di Dio dentro. Era una cristiana come tanti, una che per tradizione andava qualche volta a messa se proprio c'era qualche occasione, matrimonio, battesimo, quindi noi non venivamo da una Ecco, esperienza di fede dopo questo forte. dolore immenso, dopo questi racconti particolari di sua Allora, figlia noi poco prima di morire, cosa avete abbiamo scoperto? praticamente l'8 di agosto, quindi 3 giorni dopo, mio marito, che voleva capire qualcosa di questa storia perché aveva sentito che c'era qualcosa dentro, si è messo su internet e ha iniziato a cercare qualcosa a proposito del nome di Morena. Morena, praticamente viene fuori che la Madonna viene venerata con il nome di Morena in Bolivia. E la festa della Madonna Morena è il 5 di agosto, il giorno in cui Sara è nata in cielo. Allora, possono, per chi non crede, ovviamente è una coincidenza. Per noi si è aperto, per noi si è spalancato un mondo, Certo. perché abbiamo avuto comunque una data e un nome riscontrabili. Cioè, la Madonna è entrata nella nostra vita, è entrata una persona che mia figlia ha chiamato mamma, buonissima, più buona di mamma Anna. La Madonna è buona. Cioè, Dio è buono, ha utilizzato una bambina di 3 anni e mezzo un termine, un aggettivo che è riferito a Dio. E nessuna bambina dirà mai della propria mamma che non è buona o che c'è qualcun altro che è Certo. più Ecco, buono. vedete la signora Anna in questo racconto davvero molto emozionante, come racconta fluidamente ormai questa Ma storia in ogni noi, dettaglio, perché immagino l'avrà io l'ho raccontata raccontata tante centinaia di volte. Lei volte. prima mi diceva: io lo faccio perché voglio portare questa testimonianza anche per tante Innanzitutto, persone che grandissimo. soffrono. Innanzitutto Come perché dici si Paolo? cerca. Testimonianza Straordinaria straordinaria. questa. Innanzitutto la racconto volentieri perché io ho trovato la vera consolazione che è in Gesù. E spesso in questo mondo in cui viviamo, la consolazione si va a cercare in qualcos'altro che è fuori da Dio e che non è la vera risposta al proprio Che testimonianza. dolore. Allora, ci colleghiamo adesso con Brindisi, perché lì il signor Mario D'Ignazio dice che ogni